Ciao amici, bentornati! Ciao ragazzi, bentornati! Espansione del dominio! Comunque, mamma mia, l'ultimo episodio... Immenso incommensurabile. Cosa? Perché? Immenso incorrenzibile. Vuoto incommensurabile. Ah, vuoto incommensurabile. Taglia. L'ultimo episodio è stato pazzesco. Scioccante. Questo è invece, ragazzi, è l'episodio 10. E io direi solo di iniziare subito. Voglio vedere cosa succede. Lasciate un bel like, lasciate un bel commento alla fine, se vi va. E per gli amici di YouTube vi ricordiamo che su Patreon trovate i video integrali senza tagli, senza filtri. E se volete, novità che c'è da un po', ma adesso che uscirà il video su YouTube ci sarà già da un bel po', ci sono anche più varianti di abbonamento. C'è anche la possibilità solo di supportare, costa un po' meno rispetto a accedere proprio a tutti i video, ma si accede solo magari a parte dei relativi ai sondaggi, potete scegliere quale sarà il prossimo anime che guarderemo, eccetera eccetera. Passate, se avete piacere, anche solo lasciare un segui che è completamente gratuito. E grazie a chiunque decida di sostenere, perché ci date una grande mano, grazie. Esatto. Grazie. E grazie a voi se stiamo andando avanti, esatto. Comunque, se possiamo andare avanti. E ringrazio molto anche tutti gli abbonati qua su YouTube, ragazzi, perché comunque anche crescendo, siete sempre tanti. Vedo un sacco di nuovi Super Saiyan, quindi sono contentissima, siamo contentissimi, veramente. Grazie, grazie di cuore per tutto il supporto. Grazie a tutti. Vamos. Questo è Mecha Maru. Ah sì. Mi si è attaccato qualcosa all'orecchio. Ascoltami. Ma sei scemo? Ma ha paura. Ascolta e vedi di capire al primo colpo. Satoru Gojo è stato sigillato. Merda, ragazzi. Siamo fottuti. Cioè, il sigillo è così, ti blocca in questo modo. Satoru Gojo. Buonanotte per me. Ma per te è arrivata l'ora di svegliarsi. Per quanto ancora intendi lasciarti sfruttare, subito. Vuol dire che è ancora vivo, scusami. Sta reagendo, fammi vedere. Vuol dire che è cosciente comunque, ma non ha il controllo. Ma allora da quando ha il controllo di lui? Voglio sapere. Incredibile, questa è la prima volta che accade. Cazzo! No, Geto! Ehi, Geto! Mahito, guarda un po' qua. Avevi affermato che l'anima viene prima e dà forma al corpo, ma in realtà il corpo è parte dell'anima e l'anima è parte integrante del corpo. E chi dice che le due teorie non possono coesistere? Cioè, la mia tecnica e la tua sono due mondi completamente diversi. Quindi ogni tecnica è un mondo a parte. Bel concetto. Mi piace molto. Ehi! Se proprio dovete farlo, datevi una mossa. La situazione è indecente e voi due fate schifo. Che guasta festa, avrei voluto divertirmi ancora un po'. Ma hai ragione. Chiusura della soglia. Mio Dio, Gojo, e adesso che cazzo facciamo? Siamo fottuti. Però adesso non possiamo più usarla, giusto? Già, imprigiona una persona alla volta. A meno che l'individuo all'interno non si suicidi, non si può riutilizzare. Ah. Beh, in ogni caso, sigillo completato. Siamo fottuti. Cioè, ma quindi la persona all'interno resta cosciente? A quanto pare, se si può suicidare. Cioè, ma è mega straziante se ci pensi. Cioè, è un inferno. Soglia infernale. Soglia del cancello infernale, come vedi, cazzo. La scappa che non sta attenta e subito Marino che mi cazzia. Marmo, grazie. Va bene, e subito Marmo che mi cazzia. Vai tra. Beh, insomma, cioè... Wow, no raga, comunque scusate, volevo dire che se la nostra teoria di Ghetto, che da quando è iniziato a cambiare e a impazzire già lì il cervello era dentro di lui, se è così mi dispiace ancora di più per Ghetto. Cioè, perché dici che il cervello era già dentro di lui, sto cervello pazzo, ma che ha preso ufficialmente il controllo dopo la battaglia con Okotsu. Può essere, perché se reagisce così vuol dire che è ancora vivo, oppure è il corpo. Contro. Però lui parlava del corpo che reagisce, perciò forse è solo... Non c'è più cioè, Ghetto. Se il cervello si stacca in realtà Ghetto non ci sarebbe. Può essere così, è triste, cazzo, però puttano. Cioè, a me dispiace comunque per Ghetto. Mi riferisco al Ghetto iniziale. Io speravo che potesse tornare in qualche modo, perché mi piaceva un sacco come personaggio. Ok, riferimento a lui, sì, è vero. Un bel personaggio. E poi è triste sta cosa. Non averlo più. È triste. È un po' quel film che abbiamo visto. Non so se, ragazzi, avete visto il film
Come si chiamava quello del ragazzo di colore che viene ipnotizzato? Ah, cavolo, bellissimo film! Ragazzi, guardate su Netflix se avete occasione il film. Adesso ci arriva. Adesso vediamo il titolo. C'è la cronologia su Netflix che si può guardare. No, eh. Ah, Scappa si chiama. Si chiama Scappa, tipo. Scappa? Sì. Si chiama Scappa. Si chiama Scappa, ragazzi. Get Out! Ecco, su Netflix, se avete occasione, guardatelo perché è uno spettacolo. No spoiler. No è spoiler. Veramente thriller. Ok, perciò non posso fare sta similitudine se è uno spoiler. Vabbè, comunque mi ricordo. Comunque ho capito cosa intendi. È triste. E se voi guarderete il film lo capirete anche voi, quindi mi raccomando guardatelo. E commentate sotto, nei commenti se l'avete visto, esatto. Perché mi immagino Ghetto dentro di lui, sai, lontano, che sì. Dice voglio fare, sì. Ma non può. Sì, sì, sì. Cioè mi viene la tristezza. Capito, ho capito il riferimento. Vai. Hai ragione, è vero, è vero. Wow, è profondo. Stiamo parlando di Satoru Gojo. Hai prove che possano convincerci a crederti? Purtroppo no, nessuna. Scusa, ma io la devo provare sta roba. Ma difatti lei c'ha uno stile della Madonna. Ma forse è come Gojo, che non vede un cazzo ma è così forte che vede. No, ti giuro che se effettivamente poi dovessi fare la treccia. Fa il suo cosplay, così a Luca va in giro che sbatte. È vero! Il suo cosplay è facilissimo da fare per me. Guarda che con i capelli lunghissimi, li tingo di grigio, tatta, trecciona e poi boh, farò una roba del tipo così, almeno posso vedere. Mi piace. Se volete, sul canale c'è anche il blog del Luca dell'anno scorso sul canale YouTube. Non è proprio un saluto. Sì, non è proprio un vlog, è un pack opening finale. È stata allucinante, difatti, ho detto, non è un vlog assolutamente. Sì. Okay. Intanto le dico. No, boh, vabbè, metterà. Se escludiamo il fatto che io mi trovi qui adesso. Sono stato ucciso il 19 ottobre. No! Ciò che vedete qui non è che un'assicurazione che ho preparato quando ero in vita. Ah, vedi. A scopo preventivo. Cazzo. La condizione di attivazione era solo dopo che Satoru Gojo sarà stato sigillato. Per ridurre il rischio di fallimento, ho nascosto in anticipo delle marionette in tre luoghi diversi. Ma era tantissimo. Tra i tregoni dell'istituto di Tokyo, Yuji Itadori era quello con meno probabilità di essere una talpa. Adesso ho la certezza che anche tu sei pulita, Mei. E perché? Perché una brava come te nella ricerca dei nemici si trova a Meiji Jinkumae, anziché a Shibuya ad agire da dietro le quinte. Può essere, ma potrei anche essermi solo rifiutata di collaborare. Allora dimmi, perché degli stregoni neri si stanno dirigendo qui per eliminare proprio te? Ma scusa, se era una roba tipo preregistrata, post-morto... Non è preregistrata, è una tecnica che si è attivata. La condizione era... Lui può ancora parlare tramite questa marionetta. Mamma mia, ma che potenza incredibile. È fortissimo, cioè parlare da morto. Sì, Mechamaru comunque è veramente forte. C'è delle tecniche, delle chicche... Che palle che muoiono sti personaggi, mi sta sul cazzo. C'è delle chicche molto interessanti e poi c'è... È super avanti, cioè sapeva già che probabilmente rischiava di essere sigillato Gol. È incredibile. Sì. E sapeva il loro piano, perché era infiltrato, ti ricordi? Giusto. Itadori, secondo te, sono più forti questi o lo spirito maledetto che hai affrontato prima? Credo siano più forti loro della nostra. Ormai sembra che esseri del genere escano dalle pareti. Chissà dove si erano nascosti finora. Direi di ignorare gli stregoni e di proseguire. Prima di tutto dobbiamo verificare che ne è di Gojo. È inutile. Le tecniche di barriera avversarie sono superiori alle nostre. Attualmente su Shibuya sono calati 4 veli. Il velo A tiene intrappolati i civili. Il velo B tiene intrappolato Satoru Gojo. Il velo C impedisce agli stregoni di entrare. E infine, il velo D tiene intrappolati i civili, proprio come il velo A. Perciò, proseguendo lungo i binari, troveremo il velo C a bloccarci la strada. Proprio così. Ah, sì. E lì dentro è impossibile usare i cellulari. E questo non è l'unico problema. Non riesco a contattare nessuno degli assistenti al di fuori del velo. Seguite le mie istruzioni. Questa mia assicurazione non durerà a lungo. Ascoltatemi. Signorina Mei. D'accordo, Mechamaru. Ti ascoltiamo. Itadori, torna alla stazione Meiji Jinkumae e recati a Shibuya passando in superficie. Avverti tutti gli stregoni che Gojo è stato sigillato e assicurati che l'obiettivo comune sia salvarlo. Sì. Vai! Dovrei creare una via di fuga per Itadori. A proposito, il tuo conto corrente non è stato ancora congelato, vero? La solita. Sia la società degli stregoni sia quella umana cadrebbero nel caos. Ehi, invece io che cosa faccio? Fai pure con chi ti pare. Con la mia sorellona allora. Ehi ragazzi,
Sono arrivati. Sei tu, Mei Mei? Fa pure ciò che vuoi, Itadori. Io ti verrò dietro. Ricevuto. Vi siete svegliati? Molto bene. A questo punto... Che succede? Cosa? Sembra proprio che qui dentro il tempo non scorra come all'esterno. Siamo davvero in un mare di guai. Beh, in qualche modo si risolverà. Sempre chilla lui. Conto su di voi. Si fida dei suoi ragazzi. Ora ci attiveremo anche noi e faremo irruzione. Comunque sia la cosa che mi preoccupa di più. È il velo calato in contemporanea per tenere fuori gli stregoni, vero? Ormai è già passato un bel po' di tempo da quando è arrivato il professor Gojo. O è successo qualcosa all'interno? Oppure hanno aspettato questo momento perché faceva parte del loro piano? Ciò che si può dire con certezza è che non possiamo affrontare quei tizi senza una strategia. Io mi occuperò di quelli che hanno calato i veli. Voi pensate a salvare tutti i civili che potete, d'accordo? Una volta verificata la situazione, esci immediatamente dal velo, Nitta. Finché dentro le comunicazioni sono bloccate, è necessario che qualcuno resti sempre all'esterno. Faremo il possibile per creare una rete di comunicazione usando solo gli assistenti. Dovremo... Hey! Sì, bro, ma stai attento, puttana! È morto? Sì. Ma cazzo! L'assistente, però chi no? Chi è quello? No, questo. Non c'è che dire, prendersela con i più deboli è proprio nel mio stile. Questo l'avevamo visto. Che ne pensi, così va bene? Sì. Questa no. Continuate a dare la caccia agli umani con il completo che si trovano al di fuori del velo esterno, che per favore. Che palle. Ok. Che bastardi, voglio... Che bruciano tutti. Che fa così? Che cosa è successo? La soglia del cancello infernale non ha ancora processato tutte le informazioni su Satoru Gojo. Per un po' non potremo spostarla. Era Mekamaru. Ci hanno fregati. Buone notizie, Itadori. Possono spostare Gojo dal punto in cui l'hanno sigillato al piano meno 5. E perché? Perché è Satoru Gojo, no? Certo. I stregoni entreranno a Shibuya passando dalle stazioni della metropolitana adiacenti. E come faccio a dirlo agli altri? Non riesco nemmeno a contattare i Gigi. Uccidimi! Oddio. Nanamin. Però potrei fare anche Nanami. Ho già i capelli. No. Qui è finissimo la nave. Cosa sigillato? Cambio di programma, ragazzi. Dobbiamo raggiungere immediatamente Itadori. Se è vero che Gojo è stato sigillato, questa è la fine per tutti gli umani di questo paese. Sì. Accidenti, hanno scoperto cosa stiamo facendo. Beh, io rimarrò qui ad aspettarli. Voi cosa volete fare? Devo vendicare i miei fratellini. Ma Itadori deve trasformarsi in Sukuna. Non puoi ucciderlo. Non mi importa. È vero che voglio ucciderlo. Su, calmati, Jogo. A dirla tutta, anch'io voglio uccidere Itadori. Mario, ma che dici? Adesso che lui è stato sigillato, stregoni e spiriti sono in parità. Se Sukuna tornasse, passeremmo in vantaggio. Praticamente avremmo la vittoria in pugno. E allora? Siamo perfettamente in grado di vincere anche con le forze attuali. Quindi possiamo ammazzare Itadori. Sei serio? Non potrei esserlo più di così, Jogo. Dove ho Kotsu? Mi basta solo che le maledizioni possano vivere come gli umani. Ah sì, questi sono disposti a tutto. Sukuna non è un nostro alleato. Potremmo correre dei rischi maggiori se dovesse tornare e decidesse di farci a pezzi. Ma il suo ritorno garantirebbe senza alcun dubbio l'avvento dell'era delle maledizioni. Noi siamo completamente diversi dagli esseri umani. Non sono contrario alla rinascita di Sukuna e non ho nemmeno voglia di litigare con te, perciò... Facciamo un gioco. Se sarò io a incontrare Yuji Itadori per primo, provvederò a farlo fuori. E se lo incontrerai prima tu, potrai dargli in pasto le dita per rafforzare Sukuna. E se lo troverò prima io, lo ammazzerò.
Ghetto, tu la penserai come Giorgio, no? Che farai? Io devo restare qui di guardia alla soglia e a Satoru Gojo, perciò me ne tiro fuori. In ogni caso, per me Sukuna era solamente un ripiego qualora la soglia non avesse funzionato. Che razza di gioco senti? Ehi, aspettatemi! Persino quegli spiriti maledetti sono più scaltri di voi. Ridaccelo. Abbiamo fatto quello che ci hai chiesto. Adesso rispetta l'accordo e ridacci il corpo del sommo Ghetto. Come vi viene in mente? Non ditemi che ho svuotato anche le vostre di teste. La prossima volta che prendete accordi con uno stregone, assicuratevi bene di stringere anche un vincolo. Hai capito? Ti dirai. Oddio! Non ricordo nemmeno più che sapore abbia il pentimento. Ma allora ancora di più penso che sia da molto prima. Perché allora... hanno detto scimmie, come dice sempre lui. Ma magari lo dice questo qua, il cervello li chiama sì, scimmie. Sì, sì, penso di sì. Perché quindi... loro hanno proprio detto, siamo andati avanti a uccidere tutte le scimmie. Aspetta però no, c'è qualcosa che non va, la cicatrice, amore. Ma di fatti io... Dobbiamo fare mente locale di quando è apparsa questa cicatrice. No, non ce l'aveva nel film, non ce l'aveva. No? No, perciò in teoria dalla fine del film, quando è morto Ghetto, probabilmente loro vogliono il corpo solo. Quindi era già impazzito. Comunque era già impazzito, sì. Ok. No, me! Ehi, Itadori! Ho detto ehi! No! Fushiguro! Nanamin! Nanamin. Quindi quel Nanamin era davvero riferito al signor Nanamin? Ah, sbaglia. Sì. Lo chiama in modo sbagliato. Sì. Nanamin. Abbiamo amici. Per essere più precisi, è stata l'entità che si nasconde dietro su Gurubeto. La situazione è critica. Devo chiedervi di fare più cose insieme. Immagino non sia il momento di lamentarsi. Ci sono varie operazioni di cui solo un primo livello può occuparsi. Uscirò di qui e le porterò a termine insieme ai Gigi. Nel frattempo, vorrei che voi tre vi sbarazzaste del velo che impedisce agli stregoni di entrare. Ino. Ma all'interno del velo dovrebbero esserci anche Kusakabe, il primo livello speciale degli Zenin. Nel caso riusciste a incontrarvi, aggiornali sulla situazione e chiedi loro una mano. Anche se forse sanno già tutto, grazie a quelle urla. Sì, ricevuto! Ah, dimenticavo. Ti affido anche questi due. Sì! Il signor Nanami conta su di me. In marcia, studentelli! Faremo a pezzi quel velo prima che il signor Nanami ritorni. Andiamo a salvare Satoru Gojo. Sì! Hai sentito, Wasaka? Satoru Gojo è stato sigillato. Chissà che ne sarà di questo paese d'ora in avanti. Allora hanno messo i veli, ok. Non cambierà niente. Malediremo, saremo maledetti e moriremo. Chi sono? Ma che ne so, sempre gente nuova. Vero. Però dai, ci spiegano sempre da dove arrivano alla fine. Aspetta. Oh, bella! Ecco, un bel poster così. No, non voglio Mahito sul mio poster. Andrà a farsi fotte. No, prenderemo un bel poster. Tra l'altro a Luca sicuramente li troveremo. Va bene. Con Gojo, Itadori, Megumi, più figli. Nanami. No, è comunque incredibile. Gojo, cioè, veramente... Sembrava quasi che riuscisse... Cioè, che stava provando a uscire da solo dal sigillo, no? Mm. E è incredibilmente forte. Sì. È veramente incredibilmente forte. E si capisce perché aveva sempre così paura di lui. Cazzo, ma che presenza, che carisma. Mm. Pazzesco. Anche nella lotta di prima di essersi sigillato. Quando fa sul serio, ciao. È incredibile. Come ha eliminato Hanami? È stato folle. Sono d'accordo. Speriamo che adesso... Boh, secondo me adesso ce ne saranno di belle da vedere. Cioè, nel senso... Cioè, sono forti comunque questi stregoni... non gli stregoni, sti... Come si chiamano quegli altri? Maledizioni e stregoni neri. Ah, stregoni neri, sono sempre stregoni. Cioè, sono forti comunque, quindi... Aiuto, cioè, tipo anche Nanami, la prima battaglia con Mahito. Cioè, già lì erano lì, nel senso... Sì, e poi Nanami purtroppo non faceva danni a Mahito, mentre Itadori sì. Ah, è vero che c'era anche sta roba. Sì, colpiva la sua anima direttamente, Itadori. Quindi tosta, e c'ho già l'ansia. Cioè, comunque abbiamo già perso un gran personaggio, che è Kamaru, cazzo, anche l'assistente mi dispiace. Gojo, anche la... meno, sinceramente. Gojo è stato sigillato, cioè... Mamma mia. Siamo fottuti.
Comunque veramente bello, cioè veramente bello. Molto, sì, molto. Niente da dire, mi sta piacendo un sacco. Dalla prima season, da quando è iniziato veramente, adesso continua veramente a essere sempre qua, diciamo. E stavo pensando anche un'altra cosa mentre guardavo Itadori combattere, che Sukuna, io all'inizio credevo che questa storia di Sukuna sarebbe stata la cosa su cui si sarebbero appoggiati maggiormente, no? Invece no! Ho detto, la useranno di brutto perché è la cosa più figa. Invece non l'hanno usata minimamente. E questo mi gasa ancora di più perché dico, cioè, sono dei geni. Sì, anche perché comunque c'è sempre lì. Esatto. C'è sempre la stedita che, meno male, dovranno pur prendere e poi sigillare anche lui. Cioè, esatto. Alla fine è una maledizione super pericolosa su Sukuna, no? È più forte. Sono d'accordo, comunque. Tanta roba. Ho notato anch'io questa cosa. Mi è piaciuta tanto. Sono stati bravi, imprevedibili, perché io bravi sì, sì. Io pensavo l'avrebbero portata su, sì, usata qua, di brutto, su sai, una eccetera, si sì. Sbloccava e lo sigilla. Invece no. E pensa quanto materiale hanno ancora per una terza, vero, quarta season, cioè, vero, sai, in mente tanta roba. Va bene, bello. Poi tanti nuovi personaggi, cioè guarda quanti siamo adesso, mamma mia, incredibile. È vero. Va bene, dai. Raga, questo è quanto. Come sempre, mi raccomando, scriveteci nei commenti voi cosa ne pensate. E espansione del dominio. Lasciate un bel like. Lasciate un bel espandete like. Di like il video. Esatto. Se vi è piaciuto il contenuto, appunto, lasciate un piace e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao raga.